dai, eh. Bravo. Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, sono Dante, oggi sono qua ragazzi con un nuovo episodio, giusto, di Steel Rising. Allora, un attimo, ragazzi, scusatemi solo un secondo. Eccolo qua. Non l'avevo cancellato alla fine. Allora, oggi continuiamo con il nostro principale personaggio. Allora, ragazzi, vi faccio un recapino velocemente. Come potete avete potuto vedere dal primo episodio, che del primo e secondo episodio messi insieme, però alla fine è uno, quindi magari modificherò i numeri e tutto. Il primo episodio di Steel Rising ho rushato tutto perché l'avevo già fatte quelle parti lì. Purtroppo perché ho perso per via di Twitch le live precedenti e quindi mi sono ritrovato un po' nella merda e ho dovuto, per cercare di recuperare almeno. Non sono riuscito a recuperare purtroppo le cose principali, quindi mi dispiace un sacco non aver potuto condividere con voi nuovamente le mie scoperte, le mie reazioni alla completa blind, perché sono quelle le cose che cerco io di più di trasmettere all'interno delle live. Però purtroppo non ci sono riuscito e quindi mi sono tenuto costretto a fare questo. A rifare tutto per avere almeno l'inizio della storia in modo da poterla proseguire. Ora starò più attento e cercherò di andare avanti con la Blindrun. Questo è il mio personaggio. Come potete vedere, vi faccio vedere benissimo. Ho le statistiche solite che l'avete vista anche nel capitolo 3, nell'episodio 3, che magari lo metto 2, vediamo un attimo. E con tutti i miei sbagli e le mie coscienze, eccetera, che secondo me se continuavo l'altro personaggio forse era meglio. Però magari non arrivavo al livello che sono adesso. Non arrivavo al livello che sono adesso con l'altro personaggio. Con quello con cui ho ricominciato. Anche perché ho l'arma più 3, questa mi sembra. Livello 3, questa pure. Nell'altra non ce l'avevo, quindi sapete. Vediamo un po', vediamo. Comunque, volevo cambiare un po' vestiti, quindi rimango con questi, va benissimo così. Allora, direi di non stare a parlare troppo ulteriormente e andiamo avanti. Continuiamo a proseguire nella nostra avventura. Adesso siamo in blind completa, raga. Beh, ho anche più difesa, meno male. Come al solito non c'ho voglia di leggere, quindi rimarrà lì. Essenza di spirito, perfetto. Qua c'è qualcosa qua. Non vorrei dire, ma mi sa che qua sotto ci sono già stato io. Posso risalire? Sì. Io quasi quasi continuerei, perché se prima sono salito, quindi a questo punto. Ah, ma c'è la scaletta proprio. Ah, ma allora non ci sono stato. Eh no. No, 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 no. Allora facciamo così, facciamo. Però aspetta, forse dall'altra parte sì. Ok, fogni del Louvre. Nobile. Abbiamo un nobile, signori. Sono reso conto che comunque quest'arma qua la prendi all'inizio gioco ed è bellissima, cioè mi piace un sacco quest'arma. Cosa ho fatto? Ho attaccato. Sorprendi 20 nemici con attacchi alle spalle. Perfetto. Perfetto, sono contento così.
Ehi, bastardo di merda! Allora, piano, con calma. Ho anche più proiettili della prima run, anche perché non mi mettevo lì, l'avete visto, i primi episodi. Ho rushato come un bastardo, quindi cioè, è normale che non abbia avuto niente con quella povera Aegis, che sarà abbandonata, infatti poi la cancello. Quella run lì la cancello, la mollo completamente. Che non ha assolutamente senso quella merda. Oh! Piano. Non ci sono stato dall'altra parte. Perciò andiamo. Andiamo a vedere un po'. Là. Aia! Che slerfa! Ok. Che c'è qua sotto di bello? Niente, in caso. A posto. Allora, di qui invece. Ah, posso scendere? No, vado nell'acqua, qua mi ammazzo. Oh, che figli di puttana. Volevano fregarmi, ma invece io sono troppo forte. Aspetta un po'. Ok. Zona secondaria, è comunque questa. Eh no, mi danno per forza il dash qui. Ma che cazzo è possibile? Scusatemi. Minchia come si è attivato sto tizio. Aia, bastardo. Sana la Eva, ragazzi. Qua non posso. Non so che cazzo serve qua dentro, ma va bene. Ah, bastardo. Volevi nascondere.
Ah, ecco dove sono. Porca che slerfa. Va bene. Che non so cosa serve però. Ah, magari per tornare indietro. In effetti non è neanche tanto sbagliato. Tanto qua Turs, prima o poi la finirò. Ma qui c'è chiuso. Cosa apro di bello? Ah, bossete. Cioè la stanza del boss. Ok, non posso andare di qua. Però qua sopra sì che posso andare. Fammici andare, fammi vedere cosa c'è di bello. Essenza di spirito guerriero. La madonna. Potentissimo, eh. Questa qua mi deve dare un bordello di robe. Aspetta che me la voglio leggere per curiosità. Spirito guerriero. L'ho usata? Sono un idiota! Porca puttana, questa essenza alchemica artificiale... artificiale in forma di unguento fornisce una quantitativa significativa di essenza animica. Quest'opera... opera di un negromante oscuro. Queste essenze di spirito forniscono agli automi... agli automi, ai quali vengono somministrate un'energia oscura e misteriosa estratta l'essenza animica. Monouso. Cazzo, l'ho usata. Puttana Eva. Sono un coglione, le ho usate. Questi qua elettrici colpiscono tre volte, eh. No, no. Eccola qua. Scusate, scusate, poveri cristi. Ok, siediti, Aegis, che qua stiamo combinando cazzate a sproposito. Comunque perché ho deciso di andare prima a Cite o Site e poi di venire qua, perché sennò qua serviva un sacco l'altra cosa. Serviva un sacco il rampino qua. Magari chissà come sarebbe stato giocare questa zona qua senza il rampino. Un po' strana sarebbe stata. Oh merda. Meno male tre colpi e sono morti. Di stronzi. No. La ghisa, buona la ghisa, che così mi livello le armi. Chissà cosa mi serve per livellare quella che ho io adesso. Ok, ho già salito e mi ero evitato due tizi.
Nulla di più, nulla di meno. Però adesso che bello, raga, che mi vedete che guardo dritto. Cioè, guardo dritto, non guardo più così. Perché ho tirato sulla sedia. His lordship, the king's Arrivato. brother, has answered my message. He has agreed to see me, despite the circumstances. The Comte de Provence? Do you trust him? If he still has any influence over the king, we must try. I shall leave immediately for the Luxembourg Palace. Be careful, Antoine. I implore you. The whole Cartier is ablaze. Monsieur Lavoisier, condivido le vostre inquietudini e sarei felice di potervi mettere fine. Posso di certo intercedere presso mio fratello, il re del quale ritengo di essere il solo a poter comprendere l'anima. Incontriamoci questa sera a Lille a Lille Haut-de-Maine, nei giardini del Lussemburgo. In tale sede potremo parlare senza temere di comprometterci. Ok. Il conte di Provenza. Non c'ho voglia. Non ho voglia di leggere, magari mi informano di più cose nella trama, ma io non ci voglio, raga, sono una merda ignorante. Tanto l'obiettivo è logico. L'obiettivo si sa e non è un mistero. Tanto ci saranno inghippi, ci saranno tragedie e cose, ma noi siamo macchine fredde, cioè che cazzo. Siamo arrivati, siamo Terminator, altro che Schwarzenegger qua. Le prendiamo giusto per... Monsieur, this is the Luigi, sedicesimo. From now on, we shall do without your help. Perché comunque c'è molta trama, è molto spiegato. Are you waiting for an invitation to leave? Your Majesty, dare we ask what brought this disgrace upon us? The Count's work has given me complete satisfaction. Oh, your il bastardo. Essences and optics are no longer of any use to us. Rejoice, learned scholars. You may now dedicate yourselves to the cause of the Vanupier. Just a moment. Are we being rebuked for our actions at the Estates General? But your Majesty, you are the one who convened this assembly. Leave here at once, monsieur, before you say anything you might regret. Telescopio portatile. Ok, qui c'è quel tizio lì che si sta molto insinuando all'interno dei... Porco! All'interno del regime francese. Ah, sono dall'altra parte? A tutto sto casino per uscire dallo stesso lato, vaffanculo. Caputtana. Vedi, ti permettono di andare anche da solo. Questa è una bella shortcut. Sediamoci così almeno ho il passaggio. Sì, almeno sto qua tranquillo. Quelli sono un emerito dito nel culo, però li devo fare. Almeno così mi libero la strada. Vieni, dai. Ok,
Allora, oh, il mio obiettivo è qua, allora fanculo, vado di qui. Bestione. Ciao. Vieni, vieni, macellaio. Bastardo. E qua sopra che cazzo mi serve, scusami? Allora. C'è qualcosa qua? Niente di niente, allora a sto punto entro. Posso livellare. Magari alla prossima. Ma sì, dai, me la rischio. Chi è? Merda. Azz. Oddio, è quello di Dark Souls 2. Il cavaliere dello specchio. Madonna, veramente? Aiuto! Il Selenite di Louvre. Ragazzi, un po' calmi state. Oh, non gli faccio un cazzo! Raffreddati un po', bastardo! Puttana! Non ho le munizioni, ricarica, ricarica, veloce, veloce. Puttana la Eva!
Sì! Se ne niente, bruciami il culo, vasera! Baciami l'ingranaggio con il culo. Cos'è? Potere nuovo! È un potere nuovo? Ah! Eccolo qua! A horde of assassins. Death itself encased in an iron shell. Flee! Gentlemen, flee! While there is still time! There. You are no longer in danger. Lydia? No. Are you the one who has released me from this nightmare? But how? Did your master send you? My name is not Lydia, monsieur. I'm called Aegis, and I serve only the Queen. La pauvre enfant. Lydia. Aegis. And yet I fear that you are neither. Oh. It is of no importance, monsieur. I have a mission to accomplish. Where is Monsieur de Vaucanson hiding? He is hiding, as you say, in a cell in the Bastille prison. Shackled hand and foot. That is how our good king has decided to reward his most faithful servant. As for you, my child, I can't be sure, but I think there is a truth you must uncover. Find your way to Monsieur de Vaucanson's home. It is in the Faubourg Saint-Germain, east of the Invalide. Here is the key to the gate. When we meet again, we will have the answers we seek. No. Your colleague, Monsieur Lavoisier, do you know where he is? He went to the Palais de Luxembourg, despite the danger. Why? He hoped to convince the Comte de Provence to speak to his brother, the King, and have Eugène de Vaucanson released from prison. But he hasn't been seen since. Nor given any sign of life. What did you see and hear before you regained consciousness? I don't know how to describe it. A vrai dire, I was in a sinister and icy place. Et puis, it's all a blur. A poisonous feeling of destructive power. Somewhere between a dream and reality. Orders whispered in my ear. Poor, terrified people falling at my hand. I don't know if I was given some powerful drug, or if my mind was truly lost in the ether. If this is the case, the phenomenon should be studied. But can it be reproduced? For now, I will attempt to reach the safe haven where those who oppose the king swore to gather, in hopes that any of them escaped the massacre. Aegis è equipaggiata con il momento di Selenite, un modulo speciale che le consente di effettuare spostamenti estremamente rapidi e scatti. Cerchio a mezz'aria, schivata aerea. Appunto. Mi sembra un po' poco, tutto questo, però uno si accontenta anche. Aspetta, ah sì, magari per un attimo ho creduto di doverlo sfondare il portone. Peccato, però posso magari... No, non ti danno armi. Peccato, quella lancia era figa. Thank you.
Dai. E vaffanculo, ce l'ho fatta. Allora. Aegis, siediti. Calma, calma, calma. Un po' rincoglionito. Allora, autonomia. Vai. Slot moduli, ok. 4.000 ce l'ho. Servono 5.000. Ah, oh, no. 5.000, un blocco bismunto e 3 lingotti e 2 disi, no, 4, va bene. Vogliatore non ha un cazzo di niente. Sono due armi uguali. Che ci sono due armi uguali. Adesso difendono questi? Prima non difendevano proprio. Segui la pista di Monsieur. Allora, vai. Cioè, alla fine sono tornato qua. Vabbè. Mettiamoci in viaggio. Allora, quartiere del Lussemburgo. Le Invalides. Io direi che... Allora, l'obiettivo principale è andare al quartiere del Lussemburgo. Però, io potrei anche andarmene magari alle Invalides... Giusto per continuare con la storia delle origini. Missioni secondarie, quelle con la testina. La missione principale, la bandierina, i personaggi sono quelli che sono. Quindi, io direi che... possiamo andare benissimo. Aggiungere l'identità di Vocason. Mettiti in viaggio. Vai, torniamo alle Invalides.
Ci sta, raga. Abbiamo trovato le origini di Aegis. Andiamo, tutti belli pompati, belli contenti, belli belli. Allora, vediamo un po' dove cazzo devo andare. Di lì, eh. Aha, mo se ragiona. Apri. Essenza del nobile. Vediamo cosa si parerà davanti ai nostri occhi, alle nostre facce e alle nostre lame. Ammazzerò chiunque si trovi davanti a me, bastardi, anche gli esseri viventi. Ne frega un cazzo. Ammazzo tutti, ammazzo. Allora, oggettino, nemici, zero. Essenza del nobile. Ah, guarda come arriva tutto baldanzoso sto qua. Aspetta, aspetta, che ammazzo prima il lanciere bastardo. Sei venuto, che gentile, grazie, almeno non devo scendere. Bacca la boia, merda. Quartiere di San Germano. Che scommetto che lo status elettrico comunque mi fa consumare solamente più robe e basta. Non è che più energia, non nient'altro. Serve uno strumento per passare oltre. Il mio sogno è già svanito. Devo trovare quel potere di merda che mi permette di... Peccato. Mi serve quel cazzo di potere. Allora devo andare avanti nella storia. Cioè devo andare avanti nell'altra zona. Ma... volevo andare di qua io. Allora andiamo qui. Ci sono personaggi. Mirabeau, recati allo studio del dottor Lemonnier, segui la pista di Monsieur Lavoisier. Andiamo, dai. La faremo un'altra volta. Andiamo qua adesso, quartiere del Lussemburgo. Che è bello comunque, per l'amor di Dio, però mi sarebbe piaciuto di più andare a fare quell'altro, ma se non ho l'oggetto... Quando avremo quell'oggetto lì, raga, torneremo indietro in tutte le zone. Monsieur Lavoisier hopes to have Eugène de Vaucanson released from prison. I must find him and help him convince the Comte de Provence. No, ma dai, ma piuttosto metteci... Ma davvero?
No, raga, così no. Ma piuttosto metteci un ammasso di merda qua intorno. Non, lo, non il muro invisibile. È ovvio che provo a salire, cioè, non ho capito. Oggetto bloccato. Mica che casetta è quella. Allora. Appena troverò quell'oggetto lì, raga, quello che mi permette di aprire quelle porte, quello strumentopolo misterioso che mi fa... mi farà aprire quelle porte lì. Io non so come funziona sto affare, cioè... salta poco. Di qui, vado di là. Sa che in realtà è tutto uguale, non posso dare punto. Però comunque almeno. Oh no, i ragni! Questo è grosso. Fa tre attacchi! Allora. Giusto per curarmi al massimo. The automat that wrought so much death on this place was driven by an unusual thirst for destruction. Adesso avere questi tizi qui è tosta, però. Allora, andiamo avanti. Tanto là c'è un altro. Qua mi danno un bordello di roba, comunque. Sì, però qua c'è questo. Qua nasconde qualcosa di importante.
Granata esplosiva potenziata. Olè. Minchia quanto m'ha dato. Buono. Dai, cantastorie. Questo è nuovo. Aia! Sono tosti questi, eh. Dare un modo per andare dall'altra parte, c'è. Cioè. Sì, c'è. C'è un vestale. Ok, beh, visto che ci sono anche queste possibilità qua, mi destreggio un po' con il mondo. 15 munizioni. Vabbè. Me l'ho dato un vestale. Grazie! Là si rompe e si va di là. Tira di la manina. Che a me adesso vediamo un attimo cosa potenziare. 5, 5, 5. Resistenza al gelo e cosa? Mostra un po'. Danni da gelo. Potenzierei questa adesso. Moltiplicatore bottino, un po' di armatura. 20 di armatura. Ok. Potenziamo questo. Mi serve il blocco di bismonto. Quindi c'ho tempo. Qua non ho niente. Allora, lì non si può passare.
Speriamo che non debba avere quella roba lì, perché sennò vaffanculo. Cioè, spero di sbloccarla qua, perché mi sono rotto anche un po' il cazzo di non poter attraversare determinate zone. Perché non ho un accessorio, cioè, vieni, cos'è? Non ho l'ultima borsetta Gucci, vieni, non posso passare. Do you intend to keep me in your cursed inn forever? That's a strange way to treat a customer, cher madame. I'll be reasonable. The machines are gone, you can see the coast is clear. Bon sang, what did I do to deserve this? Oh! Grand Dieu! Well, wasn't I right, cher monsieur? Will you hold your tongue? Do you want to get us all killed now? Mm-hmm. I just want a word, je vous prie. Non gliene frega un cazzo di te, Gesù, questi. Sono dei figli di puttana. E quello? Mi sa che magari ci arrivo da dentro. Mi sembra... Dai, è aperto, sì. Ci arrivo in un altro modo. Rovine delle fiere di Saint-Germain. Io ho paura di questi. Spero non si attivino. Devo andare là, va bene. Allora esploro un attimino qua negli intorni. Ottimo. E tu? Ma queste non le recupero, io fanculo la merda. Sprecata. Scusami, quello dove cazzo era prima che non c'era lì? Cielo, niente, manco qua. Pensavo lo facesse sul serio. Muori.
Oh, il fabbro. Buongiorno. Vado di qua prima. Ah no, non è un oggetto. Figlio di puttana. Fanculo, se non posso coso gli sparo. Cazzo me ne frega a me. Ce li ho i proiettili. E contro il fabbro, beh, per forza, mi fa troppo male. Ha un raggio sì, un raggio d'attacco troppo ampio. Chi è? Sopra. Quindi qui non c'è una minchia. Hai capito? Questi rimangono completamente lì in balia di te. Meglio. Meglio, non mi lamento. Nel senso, sono contento che almeno qualcuno rimane fermo, tranquillo, a farsi ammazzare. Non come questo figlio di puttana che vedi. Aia. Dall'altro lato. Ok. Sempre ben accetta comunque. Guardate che distruzione questo posto. Guarda, guarda. No, qua me lo danno per forza. C'è troppa roba. Anzi, me lo devono dare il potere di... Sono nuovi questi però, aspetta un attimo. Ok.
Ah, porco mondo! Fammi uscire. Ah, porco puttana. Cioè, li avrei voluti fare comunque questi due qua, però cazzo. Striscia e daghetta. Agilità. Vabbè, ovviamente fanno più schifo delle mie adesso, però. Mi ha fregato proprio il pavimento di merda. Sono passato di lì pensando di non aver problemi, invece. Souls-like bisogna sempre guardarsi le spalle, sia per i nemici che per il loot, per tutti e due i motivi. Bisogna guardare anche sopra, sotto, bisogna guardare ovunque, non risparmiarsi niente. Se capitasse un vestale adesso, non sarebbe neanche male. Ho anche una shortcut per... Eccolo lì. Un po' ma che cazzo, dove sta? Allora, siediti. Ora, vediamo un attimo. Alchemia la porterei a 5. Perfetto. Ora, prossimo livello che farò, vita, magari la porto a 10. Poi porterò questa a 10, forse questa era dopo, raga. Magari aumenta anche un po' più il mio danno. Cioè gli faccio scalare un po' di più le cose almeno. Poi questo qua 14, qui conterebbe 1. Danni da azione speciale e immobilità. Non potenzia tantissimo questa roba qua. Cioè, potenziare l'attributo potenzia pochissimo. Veramente veramente niente. Cioè, faccio 3 punti in totale. Quindi quasi 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 mi conviene di più allora portare
Magari su questo. Portiamo su vita e autonomia, resistenza e autonomia a cosa? 20 armatura, anche questa non è male. Sarebbero da portare su tanto queste qua, queste tre qua. Allora, resistenza e autonomia le portiamo a 10 la prossima volta. Quindi prima portiamo magari resistenza, che almeno la vita, e poi portiamo autonomia. Successivamente, come seconda cosa, possiamo portare questa a questa 10, questa 10, e poi magari vedere un attimo, possiamo iniziare a potenziare un po' questa. Che comunque avere tanta vita sì, ma non ho difesa fisica, cioè aumenta l'armatura, quindi in teoria dovrebbe andare meglio quella. Oppure potrei potenziare adesso, potrei cominciare a potenziare, visto che questi cosi qua non fanno praticamente niente, cioè potenziano veramente poco. Mi aumenterebbe la resistenza agli elementi, è questo, però ingegneria magari è meglio, perché ingegneria cosa potenzia? Armatura, moltiplicatore, disfunzione e moltiplicatore bottino, non sarebbe male per le munizioni. Per droppare sempre più munizioni. Vabbè, vediamo un attimo. Minchia, se adesso mi mettessi a usare tutte le robe. Che poi scusa un attimo. Me ne tengo uno. Ne tengo sempre uno di ogni cosa. Uso. Sai che ti dico, fa un culo, tanto. Più mi potenzio meglio è. Avere più vita, più cosa. Adesso minchia, con la statistica della vita a 8 mi mancano due livelli per arrivare al 10. Poi posso portare autonomia a 10. Così almeno. Ah, c'è il livello massimo poi. Chissà quanto è il livello massimo. Sì, perché si aprono sempre di più. Vabbè, vediamo un po'. Tanto andiamo avanti. Boss fight. Thank you.
che sono forti. Ne ho tante, contro boss tosti possiamo usarle benissimo. Ci faciliteranno il lavoro. Tanto al massimo, se no, combatto normalmente, non è che mi faccio problemi di questo tipo io. Forse la roba della corazza serve, perché mi fanno tanto danno. Secondo me aumenterebbe proprio la statistica. Va, vediamo un po'. Comunque di essenze me ne danno, eh. Oh, blocco bismonto, vai. Perfetto. E lingotto di oricalco. A posto. Ho appena ottenuto questo, porca troia. B è in agilità, buono. Questa A gli andrebbe a S, anche sti gran cazzi. Allora, vediamo un po'. Un bossettino un po' così. Che questo qua era un minion che incontri in giro. Cioè non è che chissà che. Infatti ci sono rimasto un po' male nel vedere che era quello. Cioè fanno male, per l'amor di Dio. Ti fanno un botto male quei tizi. Però bah. Non ho manco usato le granate, cioè pensate un po' voi.
Devo usare le granate congelanti invece che i proiettili. Vabbè. Oggettino mio. Daje. Sì, nuovo boss. Ti prego, speriamo che sto imbecille mi dia la roba per distruggere i muri, perché penso di sì a sto punto. Monseigneur? Ah, questo è l'altro tizio. Ah, è vero, dovevo andarlo a cercare il tizio. Me l'ero dimenticato. Where are you? Però mi sa che io non riesco ad arrivare al prossimo. È proprio bello, eh. Seize him! Cagliostro, may you burn in hell! Lock him up! Quello lì non sarà il boss finale, secondo me è il re. Oppure il re è sotto la soggezione di questo tizio. Chi lo sa. Comunque, minchia che ogni tanto scompare la voce. Allora, al prossimo Vestale, ragazzi, concludo. Oh. Minchia, mo iniziano a sparare. Ghisa mi ha dato, buono. Che pezzo di merda. Ma gioca a bocce che si è lanciato così. Allora. Ok. Allora, quella specie di verme mostro che ha preso, che poi è uguale a molti altri esseri con le lame e a forma serpentina che ha incontrato. Però, quello lì sarà secondo me un altro boss. Oppure no, oppure è proprio un altro boss importante per la trama. Ma è controllato da quello lì. Cioè, sono tutti controllati da quello lì, però. Boh, raga, bisogna vedere. Cioè, tanto qua alla fine dobbiamo solamente combattere, cercare, ammazzare, cose, distruggere. Bastardo.
Una cosa bella che avrebbero potuto mettere è che lo status di congelamento che mi danno sarebbe stato bello. Un po' una mano a me, però l'avrebbero potuto fare, che quando mi danno lo status di congelamento, non quello pieno, ma anche così di congelamento, la stamina mi si restabilisce un po'. Sarebbe figo, Meno male che non ci sono questi. Cioè, io preferisco questi macellai qua che quei tizzilli con le palle dalle munizioni al posto delle mani, Mille volte preferisco loro. Mille volte i macellai, cazzo, vaffanculo, sono più facili da affrontare. Non so, l'ho fatta dall'altra parte. Fammi vedere un attimo. Tanto lontano, comunque. Sono arrivato da lì. Vedi? Vabbè, ok, magari non è niente di importante, però... Vabbè, comunque buono, mi aiuta a livellare, quindi. E a potenziare, tante cose. Le anime, le essenze anime, le rune, gli echi, servono sempre, sempre. Più ne hai, meglio è. A un certo livello, veramente trovarli, dropparli in giro, o droppi solo quelli per tutto il game, o non ce la fai. Perché quando sei a un certo new game... Veramente devi sperare che ci siano solo quelli e non queste merde tipo San Pietrino e roba del genere. Cioè, ogni drop vorresti che fosse... Aia! Cos'è di nuovo? Sono molto marcati, sti tizi qui, questi serpenti. Il prossimo boss è così. Sono le mezza. Devo staccare. Posso staccare qua? Non per forza mi devo sedere il vestale. Tanto queste ce n'ho una cosa, ok. Posso anche fermarmi qui. Fermiamoci qua, dai. Tanto basta chiudere così e si è a posto. Si può fare. Va bene, ragazzi, io che dire, ringrazio tutti voi, concludo con l'episodio ovviamente, come potete vedere, ringrazio tutti voi di essere passati, ringrazio me della compagnia, spero che questa live vi sia piaciuta e vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio di Le avventure di Aegis in Steel Rising, dove andremo verso quella merda di boss, così da sperare di prendere l'altro strumento che mi farà usare... che mi farà distruggere i muri con quei cosi di merda, così almeno se prendiamo un affare del genere, raga, se finita la prossima live, se arrivati alla prossima live riusciamo a prendere quella roba lì, sperando che sia in quello, ci facciamo un backtracking generale in tutte le cazzo di mappe, con calma ovviamente, un bel backtracking di esplorazione,
in modo da fare tutte le cose. E ovviamente poi tornare di nuovo alle le Invalides per fare la roba delle origini. Prima di andare nella nuova zona. Vorrei far così, raga. Quindi se riesco, sperando che il prossimo boss faccia questo, speriamo che almeno mi dia questa possibilità. Comunque ragazzi, vedremo tutto alla prossima. Ciao a tutti.